Importante questo per l'Italia, per i movimenti in generale, qui bisogna un po' ripensare anche le forme di mobilitazione, le proprie idee e quello che si vuole, e penso che la giornata di oggi sarà molto, molto importante, quindi ho ritenuto importante esserci e speriamo di riuscire a farci sentire. E speriamo che ci si accorga di questa gioventù precaria che ha diritto a molto e che fino ad ora non ha avuto nulla. Mi spaventa il futuro, cioè il futuro è qualcosa che mi spaventa e non va bene, bisogna cambiarla questa cosa qua. Quindi speriamo che da oggi si inizia a cambiare questa cosa. Siamo qua perché l'acqua è una delle prime cose che è stata privatizzata e un referendum votato da 27 milioni di persone dice che l'acqua non deve essere privatizzata insieme ad altri servizi pubblici, quindi non solo l'acqua, e uno delle prime effetti della manovra finanziaria è quella invece di ignorare il referendum e di ricominciare con le privatizzazioni, quindi mettere sul mercato cose che non ci possono andare. Quindi ci stiamo completamente in questa manifestazione, non bisogna ripagare il debito e bisogna pubblicizzare l'acqua come prima cosa. Quello che ci spaventa di più è sicuramente il debito pubblico e sicuramente la situazione economica, la difficoltà, la crisi sociale che c'è in ogni settore. E noi siamo il gruppo NOTAV e NOTAV è un problema che non è solo locale della Valle di Susa, ma è un problema di tutta l'Italia, in quanto in una società, diciamo, dove ci sono tanti problemi economici, come in una famiglia che quando non ci sono i soldi la mamma fa economia, bisognerebbe fare a maggior ragione economia e non costruire questo buco nella galleria che, a parte il problema ambientale, perché distrugge le montagne, distrugge l'ambiente, è un'opera inutile, non serve, perché le merci serve esclusivamente per far viaggiare le merci veloci e quindi è un'opera assolutamente globale, quindi chi è contro la globalizzazione deve opporsi, e in più ci costa perché tutti gli italiani la pagano. Dal lattante al pensionato abbiamo individuato che la spesa potrebbe essere intorno ai 700 euro a testa. Le possiamo spendere invece per la scuola, per l'istruzione, per gli ospedali e per tutti i servizi sociali di cui abbiamo bisogno. Questa idea di questo debito virtuale che però continuiamo a pagare, non si capisce come mai è nostro e da dove arriva anche, più che altro, nel senso, come mai continua a esserci questo debito, continua a aumentare, che tanto aumenta gravato di interessi eccetera dalle banche, quindi ogni anno è sempre più alto, però la gente che è qua non è suo il debito, nel senso, non sa neanche perché c'è questo debito. E poi tutto, le solite cose, dal governo a tutto il modo in cui è impostata la società adesso, dagli ultimi 30 anni, e il modo in cui vogliono, diciamo, migliorare la situazione di adesso, continuando però sulle idee che si sono avute in questi 30 anni. Nel senso, se non ha funzionato ora, perché dovrebbe funzionare con un'idea simile per i prossimi 30 anni? No, il non saperlo spaventa di più, cioè il dover girare su internet 4 ore
per tirare fuori una legge grossa così e capire, ah, ecco, per così, però devi girare su internet come uno scemo mezza giornata per trovarlo. E adesso vogliono anche evitare questo, che è spaventa di più, secondo me. Uno dovrebbe arrivare a casa a cena, accendere il telegiornale e dovrebbero dirle queste cose come prime notizie. E invece no, devi, tra virgolette, buttare una giornata in cui, che ne so, avresti anche da lavorare, da studiare, per informarti, devi fare un lavoro per informarti, mentre invece dovrebbe essere un servizio. E questo un po'. Poi uno lo viene a sapere, appunto viene qua, però appunto non è che te lo dicono, devi andarlo a devi andartelo a cercare, ed è sbagliato, non dovrebbe essere così. Anzi, adesso cancellano anche le maniere che sono rimaste per venirlo a sapere, con la legge Bavaglio, che secondo me è quello che rende attuale il tutto ancora di più adesso, oggi in Italia. Il problema principale per noi, poi in generale, il fatto che uno Stato, un cittadino, non possa determinare le maniere per uscire da una crisi autonomamente, ma debbano esserci dietro un sistema di banche che decida il tutto indipendentemente dall'idea dei cittadini in sé. Ho paura di tante cose, è difficile condensartele così, però boh, più che altro della lobotomizzazione della gente un po', questo mi spaventa, in Italia soprattutto, cioè anche se boh, in questo periodo vedo che anche qua c'è molta gente adesso così, però vedo che rispetto anche ad altri paesi un po' in Europa dove la gente è stata molto reattiva, noi stati movimenti di massa come non se ne vedevano da tanti, l'Italia è ancora un po' stenta, mi sembra, questa cosa, da parte proprio come sollevazione popolare, non solo dei movimenti, no? E quindi questo, boh, questo forse mi va un po'... Rappresentiamo i disoccupati, già siamo un movimento di lotta per il lavoro di Napoli, quindi rappresentiamo i disoccupati e tutti quelli che vogliono ribellarsi a questo sistema di cose. Penso che il popolo proletariato non ha bisogno di rappresentanza istituzionale, si rappresenta benissimo da solo quando decide di farlo e può prendere benissimamente lui le redini in mano di questo paese. A me spaventa la fame, spaventa che non ho un lavoro, che non posso costruirmi una famiglia, spaventa che i miei compagni, i disoccupati che lottano insieme a me da oltre 10 anni, non possono mettere il piatto a tavola e chi ha anche lo sfratto, è questo che mi fa paura. Non mi fa paura né la repressione dello Stato né il governo Berlusconi, neanche se sarebbe il centro-sinistra a governare, mi farebbe paura, non esistono governi amici. Quindi c'è tutta un'altra alternativa da dare, l'alternativa la dobbiamo dare noi. Allora, di più ci spaventa la situazione in quale siamo arrivati, che lavoriamo una settimana su un mese. Ormai non ci bastano soldi neanche per vivere, questa è la situazione, che non ce la facciamo più andare avanti, di pagare mutui, di crescere i nostri figli e i nostri bambini, non si può andare così più avanti. Beh, rispetto a oggi, con la manovra che ha fatto Berlusconi, che tutti i cambiamenti, noi abbiamo perso tutti i diritti, noi lavoratori non ci abbiamo più diritti. Pagare un buon 30% delle tasse per il sinaggio bancario direi che è un po' troppo. Chi lavora senza sapere che cosa gli sta succedendo a livello bancario, a livello monetario, a livello economico. Il fatto che non c'è lavoro e mi spaventa molto che tanti italiani votino l'opposizione parlamentare, che è peggiore di quella che fu dal Parlamento, che si spezza di più la schiena. Io spero che gli italiani capiscano che non debbano, magari la butto troppo sul politico, però è... Si riduce tutto sì che non devono più votare il PD, perché il PD fa schifo. Precario della? Scuola. Cioè? Cioè un insegnante a cui ogni anno rinnovano il contratto e che spesso non glielo rinnovano perché coi tagli si riducono i posti. E che vive in una condizione di assoluta ricattabilità da parte del Ministero, da parte dei provveditorati, da parte di questo Stato che non riesce a realizzare una qualità della scuola pubblica decente, assume i precari a tempo indeterminato, che mantiene i ragazzi nelle scuole pollaio, nelle classi pollaio e che non dà prospettive per il futuro. La cosa che ti spaventa di più? Guarda, a me non mi spaventa niente, perché sono abituato a lottare e non ho paura di questa gente. Secondo me verranno sepolti con una risata, anche oggi. Però certo, se c'è qualcosa, oltre alla disoccupazione, la miseria del lavoro.
cioè non è accettabile una condizione miserabile del lavoro, il fatto di cambiare città, scuola anno dopo anno, di non poter interagire attivamente con gli studenti, un clima di repressione nella scuola che è inaccettabile e che dal loro punto di vista prepara appunto a un governo autoritario. Però sono convinto che questo governo autoritario non lo attueranno, anche perché con gli studenti l'anno scorso abbiamo fatto delle occupazioni insieme, perché hanno capito che il problema non è solo il governo, ma sono le banche, il debito, il fatto che, come dire, i problemi del debito ricadono sempre sulle classi popolari. Noi per il debito abbiamo pagato 8 miliardi di tagli e adesso ci dicono che dobbiamo ripagare. Questo non l'accetteremo mai. Noi non dobbiamo solo non pagare, noi dobbiamo avere dei soldi restituiti, dobbiamo avere le assunzioni a tempo indeterminato. Quindi questa logica qua ci uccide solamente. Mi piace la scuola? A me sì. E io sono convinto che il lavoro mio, quando l'ho fatto sempre con passione. Il problema però è che non si possono accettare le cose solo per spirito sammaritano. Se certe cose non si possono fare e vanno nell'illegalità, perché la scuola, nella scuola regna nell'illegalità, non si debbono fare. Come per esempio queste prove invalsi, come per esempio il fatto che gli insegnanti devono supplire a una carenza continua di personale, è tutta un'organizzazione che è carente. Però appunto noi la scuola la difendiamo, con la lotta principalmente e col nostro lavoro. È proprio non sapere cosa fare, secondo me, non sapere dove andare e soprattutto che cosa ci aspetta dopo l'università, perché forse è il dubbio che hanno tutti gli studenti. Noi siamo gli studenti di Roma 3 e stiamo protestando in questa piazza insieme a tutti gli altri studenti e anche tutte le altre categorie che stanno, che stanno lottando contro questo sistema ormai allo sfacelo. E se mi domandi la prima cosa che penso vado all'università è: quando esco e uscirò dall'università, che cosa farò? Quello credo sia la domanda di tutti quanti noi. Oggi mi aspetto che arrivi un segnale forte alle istituzioni, a chi ci governa e a chi ci governa male, perché siamo in una situazione ormai dalla quale è difficile uscire. Il mondo intero si è impantanato e quindi almeno noi da qui cerchiamo di dare una piccola voce che speriamo possa essere grande. Allora, io studio scienze della formazione, sono all'ultimo anno, sto per laurearmi e la mattina quando mi sveglio, vedendo questo scenario lugubre, penso che non avrò un lavoro, fondamentalmente un lavoro fisso, sarò precario per molto tempo e dovrò faticare il doppio di quanto magari hanno faticato i miei genitori all'epoca, che il lavoro oggi come oggi ce n'è molto di meno di quanto si pensi, soprattutto il lavoro fisso, il lavoro stabile. Nel mio campo specialmente non c'è garanzia di stabilità, non c'è mai stata negli ultimi anni e noi stiamo combattendo per questo, per riappropriarci di questo diritto, di autodeterminarci, di poter dire la nostra nel mondo del lavoro, che siamo giovani, abbiamo talento e questo non ci viene mai riconosciuto dalle istituzioni. Credo che sia giusto fare una manifestazione visto le condizioni sia in Italia che in Francia che in altri paesi del mondo. Insomma, adesso io vivo qua, quindi lavoro qua, pago anche le tasse, vedo un po' come il governo, come sono i politici che sono troppo pagati, che poi la gente non ha abbastanza soldi per poi pagare tipo l'affitto, la macchina e queste cose, quindi credo che bisogna di fare queste manifestazioni per far capire a questa gente che non siamo contenti. Pensi sia diverso l'Italia dalla Francia? Pensi sono tanto sì, diverse. È diverso. Poi entrambi i paesi hanno i loro problemi, però credo che sia peggio qua ancora. In my opinion, why I'm here? Well, I especially came here to support a cause that I think is right, and that it's not to see such a beautiful country such as Italy and all this problem when there's corruption in the government, when there's scandals such as been going on with the Italian government with Berlusconi, and you know, from the principle of human rights, it's not right. So young people such as ourselves, doesn't matter where you come, to support one cause, and that's for justice. Allora, rappresentare noi stessi, perché è difficile rappresentare qualcuno nello stato in cui siamo ora, quindi ognuno pensa e rappresenta la propria ideologia e cercare soprattutto persone che la pensano come te per combattere insieme.
Quello che ti spaventa di più è che non c'è sicurezza in niente, perché le persone che ti dovrebbero rassicurare, le persone che paghi per darti una sicurezza, sono quelle di cui hai paura. Questo è quello che spaventa me, poi non so gli altri. Presentare, rappresento me stesso e le mie idee e paura nel futuro, non vedo, brutto dirlo, speranza. Non mi